Buonasera, 18 minuto in diretta su Rete 8 Sport, consueto approfondimento per parlare naturalmente del Pescara. Insomma, è stata una trasferta in fausta sul campo dell'Udinese che ha prevalso per 3-1. Abbiamo proposto tutti i contributi al nostro inviato Enrico Giancarli, anche le interviste dopo partita vi faremo ascoltare gli stralci delle conferenze stampa realizzate dai due allenatori, Oddo da una parte, Luigi Del Neri dall'altra, la doppietta di Terò, il gol di Zapata, anche Zapata sul calcio di rigore, uno dei due gol firmati da Terò proprio dal dischetto, mentre per il Pescara aveva accorciato le distanze Alberto Aquilani. Intanto presento Bruno Pace, buonasera Bruno. Buonasera, beh, è stata una domenica tranquilla per quanto ti riguarda, sì? No, proprio come persona e famiglia sì, anzi ho avuto a pranzo da me Carosella, mio fratello Masetto, cioè, una bella rimpatriata. E quindi però dopo abbiamo visto la partita, non è che poi tra un dolce e l'altro un po' d'amaro ci vuole pure, insomma. Senti, come hai visto questa, perché un déjà vu è stato, ma guarda, no. Sì, appunto, tu quando vedi il Pescara, perché lo sento dire Oddo sicuramente è la cosa in più rispetto agli altri, d'accordo eccetera, però vedi come gioca bene, questi passaggi, questi cambi di posizione, tutto raso terra, cioè. E poi però vai a vedere qualcosa, ed è un po' più approfonditamente, vedi che questa squadra, insomma, ha fatto sul campo 4 punti in 9 partite, insomma, sì. Se vai a fare una proiezione di questo, certo. Insomma, non puoi certo stare tranquillo. Non abbiamo avuto fortuna, perché quella traversa di magnifica di Caprari. E domenica scorsa ero più ottimista, avevo visto anche in crescita giocatori come Aquilani, come altri, cioè, speravo un po' di più anche nell'altro, in Pepe, perché questa squadra secondo me è un pochino leggerina, un pochino fragile. Io vedevo Zampano è bravissimo, ma Widmar, però oltre ad essere molto bravo è alto 1,90, sì. Poi insomma Massimo, c'è proprio una differenza sul piano della fisicità con gli avversari. Della fisicità, in Serie A tutti così, oltre alla qualità c'è una fisicità in più che noi non abbiamo, e questo ci crea molti problemi, cioè difficilmente vedo possiamo fare un gol su punizione, sui calci d'angolo se non è Campagnaro quella volta. E poi soprattutto oggi sono rimasto proprio sorpreso dalla pressione, dal nervosismo con cui sono nati questi calci di rigore, anche, certo. Anche Campagnaro, poi si è visto chiaramente, sì. Si è visto anche nell'altra, e questo insomma non lascia ben sperare. Sono ingenuità che paghi a caro prezzo. Ma è un'ingenuità, parlare di ingenuità ad un Campagnaro mi sembra un po' così. Lo dico in generale, però, generale se questa, sbagli paghi, perché la Serie A è questa. Se noi ci mettiamo un pochino a fare i conti, già dall'inizio il 2-0 magnifico che aveva sorpreso il Napoli, perché il Pescara sorprende, gioca bene, non puoi mica dire che gioca male, tutti lo dicono, però raccoglie poco, ma Coda ha fatto quel liscio lì, magari in Bipa stava inosservato, è arrivato Mertens a volo e l'ha messa dentro, secondo gol uguale, il gol di Bjornberg che insomma non fa dormire molto Massimo Oddo, perché dice ci manca uno come Bjornberg, però Bjornberg per esempio a Sassuolo ha marcato De Frel, che è un mancino, dalla parte opposta, e voglio dire sono punti d'oro che noi avremmo e che invece i Napoli fino alla fine. Qual è la soluzione secondo te? Perché, insomma, secondo me la soluzione, e io credo che questa squadra non sia in grado, non voglio entrare in questioni tattiche perché ci pensa la grande allenatore, in grado di sostenere tre quartisti come è stato fatto, più una punta, e semmai bisogna rinforzare cambio di sistema di gioco? No, magari togliere un trequartista, mettere un altro centrocampista in mezzo, perché vediamo anche le altre squadre, il Chievo si accontenta di fare 0-0 quando non può perdere, e l'Empoli fa 0-0, cioè anche noi dobbiamo provare a fare necessità e virtù vista la nostra situazione.
soprattutto ricordiamo anche che mancavano 7 giocatori. No, ma i 7 giocatori non sono tutti, per quanto riguarda il modulo manca un attaccante, in effetti manca il terminale di un'azione che sennò diventa piatta. Quello fa la rovesciata magnifica, ma è una prodezza al di là degli schemi, diciamo che non ha forza penetrativa, non ha forza penetrativa per niente. Soprattutto poi mancavano oggi Manai e Baybeck, sì, è questo punto, semmai manca il terminale offensivo, però resta il fatto che le giornate passano, siamo già a un quarto del campionato e noi insomma abbiamo poco, insomma, abbiamo subito 13 gol, 15 gol. Abbiamo subito 16 gol sul campo. 16 Pescara gol. Ha subito finora 16 gol sul campo. Ha fatto peggio il Crotone che ne ha incassati 4 16 gol sul campo. Uno deve cominciare a vedere questa situazione qui. Allora facciamo così: 18 e 6 minuti. Siamo in diretta su Rete 8 Sport. Tra poco la sintesi di questa partita. Udinese batte Pescara 3-1. Faremo vedere il quadro completo di questa giornata. La nona, ci sono due partite. La prima è già cominciata, Bologna-Sassuolo. La seconda è il posticipo, perché poi mercoledì si tornerà a giocare il secondo turno infrasettimanale previsto dal calendario, appunto il posticipo si giocherà a Roma, Stadio Olimpico, di fronte Roma e Palermo. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Massimo, ciao, buonasera, sono Gabriele, non telefono da Lanciano questa volta perché sono a Pescara a casa mia. Quindi... Ciao Gabriele, ciao. Ben risentito. Scusami se mi intrometto nella discussione, però siccome volevo intervenire già da un paio di settimane, sì. Cioè io vorrei capire e vorrei sapere che cosa vogliamo noi, non pescaresi, ma noi italiani da questo calcio. Allora, 30 secondi ti rubo Massimo, sì. Perché è una cosa che c'ho dentro da tanto tempo, certo. Questa è una squadra che gioca al calcio, allora dei gol subiti dal Pescara dall'inizio del campionato, l'80% dei gol, così oggi su un errore di Caprari e poi ripartita, c'è stato un errore, sì. Di Caprari in un appoggio e ripartita l'azione dell'Udinese e hanno fatto il rigore, certo. Dopo che Brugman è stato letteralmente sovrastato fisicamente da Zapata, esatto. Che oltre ai due rigori non è riuscito a scambiare la palla con un compagno della sua squadra. Allora io dico, vogliamo i giocatori che sanno giocare al calcio, che hanno una percentualità di errori e di precisione dei passaggi come ce l'ha il Pescara, ce l'aveva in Serie A e in Serie B. Questo allenatore secondo me insegna calcio e questa squadra ci sta regalando il calcio. Io capisco i tifosi che vogliono vincere, ma quando guardiamo le partite del Pescara, indipendentemente da con chi giochiamo, siamo noi che facciamo la partita. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, prima che sia troppo tardi logicamente, è quella di evitare degli errori inutili. Oggi Campagnaro, dopo l'errore, che da Campagnaro uno non se lo aspetta un errore del genere, ma in Inghilterra un rigore del genere non te lo fischiano neanche se ti sparano dalle tribune, però in Italia si fischia e quindi, ma dopo Campagnaro ha dato praticamente sicurezza al reparto, Fornasier è stato perfetto, sì, Fornasier è stato perfetto, i sono d'accordo, i terzini hanno attaccato, Aquilani si sta inserendo piano, sì. Piano, questo è il Pescara. Se volete un altro calcio, richiamiamo Rumignani, ci mettiamo là, aspettiamo che facciamo un tiro con un gol sporco, vinciamo la partita e siamo tutti contenti, guardiamo la classifica. No, questo no, ecco. Questo no, anzi io sono d'accordo con te Gabriele, questa squadra non deve snaturarsi. Io ti ringrazio per questa analisi. Grazie per lo spazio. Assolutamente. Assolutamente. Ti ringrazio, un abbraccio e grazie, un saluto a pace. Grazie Gabriele, un'analisi tecnica, anche tattica. È chiaro che il Pescara non può snaturarsi perché difficilmente può cambiare il modo di interpretare il calcio per mancanza proprio di muscoli, centimetri e fisicità, però qualche accorgimento bisogna vedere essere contenti adottato. Gabriele di aver incassato 16 gol in 9 partite, insomma bisogna poi alla fine fare i conti, trovare un equilibrio. Un equilibrio, devi divertire, d'accordo. Il problema grosso è venuto fuori e che si è capito oggi, una volta per tutte, che manca un finalizzatore, sì. Perché tu giochi meglio degli altri. Sono d'accordo con Gabriele, è veramente chi vede il Pescara ogni tanto è pieno di entusiasmo, di complimenti e tutto quanto, a cominciare dai grandi personaggi del calcio, però alla fine insomma sono i punti quelli che sono pesano, i punti, no? Quello che
contano e contano, certo, soltanto i punti. E dobbiamo, quindi... No, bisogna trovare un equilibrio. Allora, noi ce l'avremo l'equilibrio, perché se si può fare otto capelli di mettere un po' di equilibrio, però ci manca quello davanti, che certo, mai come questa volta, perché noi giochiamo come l'anno scorso, ma senza fare paragoni tra A e B, ma l'anno scorso sono stati 30 gol in più che quest'anno non ci sono. E sa quante volte hai giocato male, non meno bene del solito, però hai vinto la partita. Perché c'era un valore aggiunto. Perché c'è un valore aggiunto che è individuale, per conto suo. E poi perché facevi anche la Serie B. La Serie B, e quindi gli errori che facevamo non venivano alla luce quasi mai, perché poi insomma anche loro sbagliavano, è un'altra categoria. In Serie A, se tu dal punto di vista tecnico e tattico ci metti anche un pochino e molto anche quello fisico, il Pescara è un problema. Ma infatti è un problema. Si diceva, Bruno, anche lo scorso anno, di questo gap che scontava il Pescara dal punto di vista... siccome Gabriele dice che calcio volete, io oggi in televisione oppure al campo, quando vedo le azioni dimentico tutto, dico bravi, ma guarda che bello, cioè, mi viene da dire questo, però devo fare i conti della massaia e vedere che i conti non tornano. Assolutamente, insomma. Anche lo scorso anno in Serie B si diceva che scontasse il Pescara un gap dal punto di vista fisico e strutturale con alcune delle squadre di B, però sopperiva a questo limite con il talento, la qualità del gioco, la qualità superiore del gioco e l'inferiorità un po' degli altri rispetto a quest'anno, però la forza degli avversari è diversa. Hai visto dietro che c'era Dani 1,90, quell'altro Felipe 1,90, quell'altro Widmar 1,90, è lo stesso. Quelli del Chievo, tutti i bestioni, quello ha Spolli e Dainelli titolare, poi c'ha Gamberini e Cesare, il capitano storico, sono tutti, insomma, oggi ha fatto 0-0 ad Empoli e va bene così perché ha 14 punti, insomma, noi ne abbiamo un po' di meno. Allora, facciamo così, sono 18-12, vediamo un po' il quadro completo dei risultati della giornata di oggi, perché l'Inter continua a perdere. Bologna in vantaggio in casa con il Sassuolo, tra poco vi diremo anche il marcatore, comunque Bologna 1, Sassuolo 0. Vediamo un po' quello che è successo tra ieri ed oggi, ripetiamo, Roma-Palermo sarà il posticipo di questa sera alle 20.45, in corso di svolgimento la partita Bologna-Sassuolo con il Bologna in vantaggio per 1-0, la partita è appena cominciata. Atalanta-Inter 2-1, l'Atalanta era andata in vantaggio proprio in avvio di gara con il difensore Masiello, poi gran punizione di Eder nel secondo tempo, ma un minuto dal termine c'è stato un erroraccio di Santon in area di rigore, il fallo commesso su Chessy, che si è, che dir si voglia, insomma, un giovane centrocampista molto ma molto promettente che lo scorso anno militava nel Cesena, un classe 96, sul dischetto ha trasformato Piniglia il cileno in forza all'Atalanta. Dunque l'Atalanta ha battuto l'Inter 2-1, l'Atalanta sarà la prossima avversaria, lo ricordiamo, del Pescara mercoledì ore 20.45 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Bologna-Sassuolo 1-0, è cambiato il parziale, abbiamo detto, a Cagliari Fiorentina batte Cagliari 5-3, tripletta, caro Bruno, di Kalinic, che finora era a digiuno di gol, poi si è sbloccato in Europa League, addirittura oggi ha messo a segno due Bernardeschi, uno tra l'altro molto bello, poi lo faremo vedere. Nel Cagliari è andato a segno Capuano, credo che si tratti del primo gol in Serie A per Marco Capuano, pescarese di testa, un bel gol. Infatti, comunque, insomma, la Fiorentina, che finora aveva segnato solo 6 gol in campionato nelle prime 8 giornate, ne ha realizzati 5 in 90 minuti, anzi in meno di 90 minuti, perché a fine primo tempo aveva già segnato 4 gol. Poi a Crotone, partita storica per i tifosi del Crotone, perché per la prima volta questa squadra, la squadra di Nicola, ha giocato all'uscita in Serie A, quindi il Napoli ha vinto 2-1 in vantaggio con l'argentino, con lo spagnolo Caglion, poi espulso Gabbiadini al 31esimo. È stato un calcio è stato proprio un gesto di stizza. Ha subito un fallo, è rimasto per terra lui così. Chi gli aveva fatto il fallo era in piedi davanti a lui, così di piede con i tacchetti è andato sulle indice ginocchia. Indice di nervosismo da parte di Gabbiadini, frustrazione, perché è un ragazzo che vive un momento come questo. Ecco, guarda, lui da terra, dopo aver subito il fallo, gli ha dato un calcio
Così. Beh, insomma, rosso diretto, condotta antisportiva. Condotta antisportiva di Gabbiadini al 31esimo. Dunque il Napoli per un'ora in 10 uomini ha raddoppiato subito dopo con l'ex Torino Maksimović. Rosi ha accorciato le distanze ex Genoa e Roma. Anche questi Parma. Giocatori, io capisco, perché sono stato giocatore anch'io e anche un po' strambo in certe cose, ma sempre in una forma non proprio del tutto idiota. Questo è ultimo in classifica, Rosi, non è un campionissimo, ha fatto un gol 2-1, si è messo così a fare il gesto solito per dire al famo fischiamo, chiamate l'ambulanza e fatemi ricoverare. Ma che modo? Eccolo qui, vediamo un po'. Va, con l'orecchio così, un'ora e un quarto, me l'ha fatto 30 volte, mi dà Elena, guarda, cioè, ha reagito... no, adesso ha due mani, si gira a due mani. Vedi? Ha reagito ai fischi del pubblico, quindi sì, mi ha colpito, stai bene, sei ultimo in casino, non hai vinto una partita, sei un mediocre, perché giocavi all'ala destra con la Roma, poi adesso fai il terzino a coprire perché non sai costruire, ti metti là, fai un gol chissà come con la punta, cioè, si è girato così, no, ma poi fosse stato il gol del pareggio, sì, magari ma si poteva anche giustificare, fosse stato un bel gol sulla linea di là con la punta sbagliando, un inciso che ci sta. Rosi all'89esimo, Empoli Chievo 0-0, Torino Lazio 2-2, partita molto interessante, Iago Falche per il vantaggio del Torino nel primo tempo, poi la Lazio ha momentaneamente ribaltato la situazione con Ciro Immobile che sta vivendo un momento straordinario di forma, poi a segno anche il giovanissimo Murgia per la Lazio, il pareggio di Ljajic al 92esimo. Bologna-Sassuolo invece si sta giocando proprio in questo momento, 16esimo minuto, vi diciamo subito il marcatore di questa partita, eccolo qui, Verdi, Simone Verdi. Sì, ma mi sta venendo in mente anche questo fatto di fare un gol sul rovesciato magnifico, cioè, non gioisce. Ah, ecco. Cosa? Che è stato? C'entra avanti il nostro Immobile. Immobile. Sì, una cosa spettacolosa, come lo vanno a abbracciare e loro fanno. Va bene, rispetto nei confronti della sua squadra. Ma che dentro di sé bolliva dalla gioia. Comunque dai, scusa, ma tu dici che sono i soliti atteggiamenti. Io non li accetto, i miei giocatori dicono dai, che Dio, cosa ti metti a fare? Gioca. Questo, beh, hai ragione, perché sempre io se ho gioia la esprimo, che mi metto a far finta di essere... Però magari c'è un grande sentimento che va di moda, va di Immobile alla solita. È un bravo ragazzo però Ciro Immobile. Bravissimo, ma proprio per questo è troppo bravo. Non è il solito finto giocatore. No, è un amico, un simpaticone. È un imitatore di Zeman, era eccezionale, io me lo ricordo, per amore di, con lui ci andrei volentieri anche a cena se paga lui. Quindi però, secondo te, insomma, il giocatore reprime la sua gioia? Ma sì, in quel momento non ci credo io, perché è un momento, una rovesciata stupenda come questa che ha bellissimo, fatto lui, guarda adesso, e tu ti metti a dire no, per favore. Quindi insomma abbiamo visto la non esultanza di Immobile, in segno di rispetto, si dice così, nei confronti delle ex squadre calciatori che vanno a segno, e poi Ljajic, abbiamo detto, dopo il gol di Murgia per il momentaneo 2-1 della Lazio, il pareggio di Ljajic del Torino. Bologna-Sassuolo 1-0, ha segnato da pochi minuti Verdi che ha sbloccato il punteggio. Roma-Palermo, il posticipo di questa giornata, ore 20:45, la classifica, Juventus con 21 punti, un passaggio su Milan-Juventus? Ma ho visto Milan è molto determinato, molto aggressivo, molto forte, e ho visto una Juventus che forse ha troppa qualità, troppo mangiare, non sa come distribuirlo, perché non è la Juventus che giocava bene come l'anno scorso, è la Juventus che sta lì, sa di avere un potenziale tecnico superiore e forse comincia a pensare tanto adesso prima o poi faremo un gol eccetera, ma già ha perso con l'Inter, già ha perso col Milan, cioè non è la Juventus granitica che siamo abituati, non è così scontato, e anche Buffon insomma, appena se prima valeva 7,5 adesso vale 6,5, cioè un po' così. Anzi, ti volevo chiedere la reazione di Buffon alle critiche che gli sono state rivolte. Lui si considera al di fuori delle critiche. Buffon è uno, anche lui, che quando per esempio io vedevo aveva vinto 4-5 15-0 contro un altro, andava dal portierino dell'altra squadra, di Rocca Cannuccia, e diceva ma complimenti, vedrai che andrà meglio la prossima volta. Non fianate lui, perché il ragazzo possa pensare oh Buffon è un amico mio, quanto è bravo, cioè, tutte queste queste ipocrisie mi hanno fatto allontanare dal calcio in fretta, al di là degli errori che io posso fare, ho potuto fare, ma perché insomma tu hai bruciato le tappe in fretta come allenatore, perché mi divertivo, perché mi divertivo, questo carrozzone
poi a un certo punto facilmente, partito, insomma. Vabbè, però torniamo a noi. Ecco qui Max Allegri, il ritorno a Milano non è stato fortunato per lui, tra l'altro, però grida ancora vendetta il gol annullato, insomma. Sì, ma non è facile, secondo me. Quante volte invece la vendetta l'hanno chiamata gli altri nei confronti della Juve, nei confronti del calcio, delle decisioni. Sono non d'accordo. È facile, lì erano in linea tutti e due, il tunisino e l'altro. In effetti un attimo non è che potremmo lo puoi dire così, chi di spada ferisce, di spada perisce. Sì, perché è un continuo tornando al gol di Muntari qualche stagione fa. Ma non solo quello, pure il gol dentro la porta con Buffon che lo prende dentro, un metro dentro, poi lo butta fuori. Senti, invece Locatelli, tra poco vedremo. Bravo, perché questo è un gran tiro di destro, l'ha fatto di sinistro all'ultima partita quando ha vinto 4-3, 5-4. Col Sassuolo, vedi, non ti posso beccare mai una volta che non sa una cosa, che lui non è che, lui conferma, capite? No, sì, col Sassuolo. Vabbè, la memoria ci può arrivare, insomma. Io la memoria, io ormai te l'ho detto, sono stato all'Europa. Eccolo qua, guarda un po'. Sì, di sinistra. Mamma mia. Di destro questo. Che gol. E l'altro uguale, di sinistra, l'altro incrocio. Sì, sì. Questo ha soltanto 18 anni, grande personalità, non c'è dubbio. Ma chi ha la personalità è il portiere. Sì. Straordinario, Donnarumma deve fare 18 anni. Pazzesco. Classe a fine 99. Partita, tutti a salutare, lui tranquillo. Sembra un vecchio che è nato due volte. Ma è straordinario, ha fatto una parata sull'argentino che poi si è fatto male, come si chiama? Dybala, quello a volo che ha parato a te. Sì, sì. Ma poi ha una personalità. Ma scendere col Milan contro queste squadre, la Serie A. A 16 anni lui ha debuttato, sì, lo scorso anno è stato Mihajlovic a buttarlo nella mischia. Ma ti rendi conto che proprio un anno fa ha debuttato a 16 anni. Che ragazzo straordinario. Classe 99, abbiamo rivisto anche, credo, l'ultima parata di Donnarumma su un gran tiro, mi pare, di Khedira, proprio all'ultimo respiro, insomma, la Juventus ci ha provato sino alla fine, non è stata brillante, come diceva Bruno, la vittoria può essere considerata meritata da parte del Milan, ringiovanito, un Milan plasmato bene, dobbiamo dire, da Montella, malgrado tutte le vicissitudini societarie. Eccola qui, la parata di Donnarumma, su Khedira, proprio all'ultimo respiro. Che, come dice chi parla bene, è coeso. Coeso, si dice così. È coeso. Quando le cose vanno bene, è coeso, compatto. Coeso, certo. Compatto. Allora, rivediamo un attimo la classifica e poi la sintesi. Udinese, Pescara, 3-1 il verdetto finale. La classifica dunque aggiornata con la Juventus, che mantiene il primato, ma adesso sono due i punti di vantaggio proprio sul Milan di Montella. Juventus 21, Milan 19, Napoli 17, Roma 16, la Roma deve ancora giocare, Torino e Lazio 15, Chievo 14, Atalanta che ha avuto una falsa partenza ma sta nella colonna sinistra adesso della classifica. Attenzione, ma guarda, una falsa partenza ma un grande allenatore, è vero. Atalanta e Cagliari 13 punti, Fiorentina, Genoa e Sassuolo 12, Bologna, Inter e Sampdoria 11, Udinese 10, Pescara 7, quart'ultimo posto, Palermo deve ancora giocare questa sera a Roma, Palermo ed Empoli 6 punti, Crotone 1. Classifica è ancora, insomma, presto per trarre le conclusioni. No, è presto, però se io guardo quelle squadre presunte tali che sono del nostro livello e mi metto a fare i conti degli uomini d'attacco che hanno, un po' mi spavento pure, perché vedo Floro Flores, vedo Meggiorini, perché la stessa Atalanta che ha Paloschi in panchina, Piniglia gioca poco, Piniglia che giocava, poi c'ha l'altra punta, Nano Gomez, Pupo Gomez, come si chiama? Papu Gomez. Poi non so, vai a vedere il Chievo, te l'ho detto, poi quelle che dobbiamo controllare, l'Empoli non hanno ancora segnato, però Gilardino che doveva essere non ha ancora segnato, però Gilardino, io penso che quei 5-6 gol, ma ne ha 3, c'ha Maccarone, non ha segnato neanche lui, poi chi c'ha ancora? C'ha la mezza punta, noi abbiamo un grande Caprari, secondo me, per queste cose, Caprari oggi ha anche fatto una prudenza, che però anche lui sta un po', piano piano si sente un pochino, perché quando dicono ha sbagliato il gol Verri, ha sbagliato il gol Benali, ma questi, Icardi sta lì al centro dell'area di rigore, aspetta il cross e gliela fa di testa, ma spreca poche energie, questi partono dalla metà campo, devono poi arrivare lì. Pierluigi Faugno scrive, buonasera a tutti, sono d'accordo con mister Pace, che il Pescara gioca bene, però lui
mi insegna che soprattutto in Serie A non bastano i complimenti, ma bisogna vincere e fare il risultato. È un po' quello che avevi detto, no? Caro Massimo, ieri i giovani del Milan hanno vinto contro i vecchi della Juventus. Ha ragione, perché c'è una bella differenza di età tra il Milan attuale e la Juventus. Alessandro De Cerchio, prima di dire cosa manca a questa squadra, io aspetterei la pausa natalizia. Avremo affrontato Empoli, che non segna nemmeno se glielo ordina il medico, Crotone e Palermo. Sono certo che questi pessimismi saranno scomparsi, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, poi però Sebastiani deve accontentare Oddo a gennaio. Mi hanno deluso Biraghi e Memusci, quest'ultimo è ancora contento di stare qua, voleva andare a Bologna, il mister deve andare avanti per la sua strada, tutti compatti intorno alla squadra, il presidente ci salveremo. Su questo posto, sì, che ma dice? Io non voglio apparire pessimista, eccetera. Insomma, sono pescarese anch'io. È chiaro. Vedo purtroppo, io seguo un po' i numeri e vedo che insomma i numeri non parlano bene per noi. Ecco, questo poi un i numeri po'. Alla fine sono determinanti, insomma, come in ogni caso, in ogni circostanza, soprattutto quelli, nello sport. Solo per quello. Allora, 18:26, prima della sintesi, telefonata. Pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera, sono Stefano. Stefano, salve. Sì, in effetti i numeri sono spietati. Io però darei fiducia alla squadra, perché anche oggi, diciamo, abbiamo fatto il nostro gioco, non siamo mai usciti dalla partita. Invece chiederei a questa società di cominciare a fare il mea culpa, perché per l'ennesima volta il nostro grande presidente, che poi non ho capito se fa il presidente, il direttore generale, l'amministratore delegato, qualcuno dice anche porta anche il pullman della squadra, fa tutto lui, ci spieghi adesso perché... pur sapendo che avremmo perso la Padula 6 mesi fa, perché doveva andare via già da gennaio, abbiamo avuto 6 mesi di tempo per non prendere un centravanti. E oggi è chiaro a tutti che non puoi scendere in campo senza un centravanti. E non è una questione di nomi, si parla di un centravanti, poteva essere anche uno della Serie B. Invece noi dobbiamo fare il campionato con Manai, che con tutto il rispetto ha zero esperienza. A questo punto meriterebbe più di giocare Pettinari, che almeno ha fatto 2 anni di serie B, e non capisco perché in una situazione come oggi, dove scendiamo in campo col povero Caprari, che ormai è scoppiato, ha dimenticato anche di fare il suo vecchio ruolo, visto che deve fare tutto lui, non capisco che l'abbiamo preso a fare Pettinari, se non poteva giocare anche oggi, dove ormai è palese che senza un centravanti, chiunque esso sia, ripeto, chiunque esso sia, non riesce a sviluppare la manovra. Perfetto, grazie Stefano, sei d'accordo? Vabbè, tu sì, ti sei già espresso, non riesci a concludere la manovra, però insomma... Vabbè, che non sia arrivato l'esperienza, l'attaccante la qualità, la qualità, perché tanta gente, quello del Milan, Locatelli, di cui parliamo, c'ha una buona qualità e non ha bisogno di tanta esperienza, ha tirato due bordate, uno di qua e uno di là, cioè l'esperienza d'accordo. E che mancano, come giustamente diceva il telespettatore, mancano dei gol lì davanti, la conclusione, il vertice finale, un centravanti che quando c'è, adesso non c'è proprio, ma quando c'è subisce il gioco della squadra, se non gli arrivano i palloni lì davanti il centravanti non può fare niente, noi addirittura non ce l'abbiamo in certi casi e allora non c'è questo vertice finale che insomma... Quante partite si vincono tenendosi fermi lì, eccetera, e poi il Chievo è 20 anni che sei nato, perché ha capito com'è la Serie A. Assolutamente. Fortissima dietro, forte si mette con Castro e Atemai, li si mette sulle fasce, la serie e poi aspetta, 0-0, poi ogni tanto... Stessa cosa dicasi per l'Udinese, no? Udinese, se andiamo a vedere, insomma, una squadra concreta, solida, però l'Udinese molto pragmatica. C'ha tre attaccanti anche stamattina. C'ha anche tre attaccanti molto validi, assolutamente. Insomma, allora, 18:29, intanto in corso di svolgimento la partita Bologna-Sassuolo. Sempre 1-0 per il Bologna, 28esimo minuto, ha segnato Verdi in avvio di partita. Prima della pubblicità però vediamo un po' la sintesi in pochi minuti, circa 3 minuti, quello che è successo al Dacia Arena di Udine. Udinese batte Pescara 3-1. Benvenuti alla Dacia Arena di Udine. Nona giornata, la sfida dell'ora di pranzo. Pescara falcidiato, ben 7 assenze. Odd si affida a quel che resta senza buyback e Manai. Ancora Caprari a fungere da riferimento centrale. Tornano Zampano dopo la squalifica e Capitan Memusci schierato solo a tre quarti con compiti di copertura sulla fascia sinistra. Per contro Del Neri conferma l'11 uscito, sì sconfitto ma a testa alta dallo Juventus Stadium di Torino. Il rientro in difesa dello svizzero Widmer e la
sostanziale novità dello schieramento friulano in mediana. Fofana, Kums, Jankto davanti, De Paul e Terò a supporto di Zapata, 400 supporters biancazzurri al seguito. Gara numero 202 per l'arbitro Rocchi di Firenze. Subito pericoloso il Pescara, pressione ed errore di De Paul. Caprari innesca Memushai che invece di concludere mette in mezzo per Benali, troppo arretrato. La risposta dell'Udinese non si fa attendere, assist di Fofana per Terò, bravo a smarcarsi, diagonale fuori misura. Al settimo, ripartenza dell'Udinese, De Paul dentro per Zapata, abbracciato in area da Ugo Campagnaro, calcio di rigore e giallo per il difensore argentino sul dischetto. Terò, scavetto, Udinese in vantaggio. All'ora di pranzo il cucchiaio ci sta tutto, primo gol in campionato per l'attaccante francese ex Chievo. Oddo per un attimo ridisegna l'attacco, Benali più vicino a Caprari, Memushai dirottato a destra, 25esimo, splendida manovra, Zampano a ritroso, Aquilani svirgola, acrobazia di raro pregio di Gianluca Caprari, traversa clamorosa, che sfortuna, poi ci prova Cristante, tiro di poco alto, 43esimo, errore di Aquilani, opportunità per Zapata che spedisce a lato. Il primo tempo si chiude qui, Udinese 1, Pescara 0, ripresa, 11esimo, fuori De Paul, dentro Badu, più interdizione, Fofana esterno al 18esimo, Memushai sostituito dall'ex Simone Pepe, nuovo riferimento centrale, Caprari largo a sinistra. Udinese pragmatica al 25esimo, il raddoppio destro di Badu, Bizzarri respinge centralmente, tap-in di Terò, ancora lui, doppietta per l'attaccante bianconero. 28esimo, Crescenzi per Cristante, Mitrizza rimpiazza Benali, 4-4-2, Zampano alto a destra, Caprari di punta con Pepe. Un minuto più tardi il Pescara accorcia, incursione di Crescenzi, davvero caparbio, destro chirurgico di Alberto Aquilani, pallone sotto l'incrocio, prima rete in maglia biancazzurra, l'ex Roma tra i migliori, non segnava in A dall'aprile 2014. Subito dopo Mitrizza non sfrutta una buonissima chance, i biancazzurri producono il massimo sforzo senza però minacciare seriamente la porta di Carnezis in pieno recupero, altro rigore per i friulani, trattenuta di Crescenzi ai danni di Zapata che non sbaglia, finisce 3-1, con poco l'Udinese fa il massimo, il solito Pescara che continua a subire gol, ben 16 in totale, soprattutto senza forza penetrativa. Abbiamo dunque ascoltato, rivisto quello che è successo a Udine alle 18.32. Volevi aggiungere qualcosa a quanto già visto? Magari ma noi abbiamo rinfrescato un po' la memoria. No, noi abbiamo giocato, perdi qua, di là, tutto quanto, però loro hanno avuto molto verticale dove inserirsi, e oltre al gol, ai rigori, eccetera, anche due tiri hanno tirato il palo, insomma, e così. È inutile che io non è che voglio scoraggiare nessuno, perché la gente magari neanche si interessa quello che dico troppo io, che dico io. Però questa squadra, vedendola così, non mi lascia molto tranquillo, perché purtroppo sbaglia parecchie cose. Insomma, dovrà adottare qualche accorgimento, Oddo. Insomma, questo è un problema di Oddo, a me scoccia un po', magari accennare. Senti, però Galeone è stato tranciante, l'altro giorno ha parlato con un giornale veneto e ha dichiarato testualmente: il Pescara gioca bene, ma prende troppi gol, la difesa è scarsa nei singoli e come reparto. Un po' troppo severo, no? Un po' troppo severo, ma questa squadra ha preso 16 gol. Sarà severo, senz'altro. Lui sul centro che esce a Pescara non ha detto così. Sul giornale veneto, perché sanno, non penso che non si legga. Però la squadra massimo ha preso 16 gol. Anche qui stiamo possiamo parlando dire di quello che vogliamo. Sono numeri che baciamo tutti i giocatori. Incontrovertibili. Sono incontrovertibili. I numeri sono quelli. Sono incontrovertibili. E molti gol l'abbiamo presi perché non tanto perché gli altri, alcuni gol l'abbiamo presi per errori nostri, per individuali piuttosto, insomma, evidenti, quindi insomma bisogna correggere qualcosa. Allora 18:35 ci fermiamo per la prima. Il Bologna raddoppiato, tra l'altro, insomma, tipico caso di borseggio subito dal Bologna nell'ultima partita a Roma contro la Lazio. Contro rigore inventato completamente, sì, inventato. Ah, è stato annullato. Ecco, mi dicono dalla regia, annullato per fuorigioco. Quindi Bologna sempre in vantaggio, ma per 1-0. Sta decidendo questo confronto che è iniziato alle 18. Gol di Simone Verdi, realizzato da questo esterno molto promettente. Verdi, è quello dell'Empoli, no?
Simone Verdi stava sì, dell'Empoli. Esatto, che, anche, ha... anche Destro, che è uno che sì, ti fa 10 gol a fine anno, già ne va 3-4. Cioè, ce l'hanno, gli altri ce l'hanno tutti i giocatori. Tu dicevi prima dell'Atalanta, giustamente c'è Piniglia, Paloschi in panchina. Insomma, adesso ha scoperto Petagna, che insomma Petagna, è un giovane con un bel piede, un bel valore, sinistro insomma, di valore. Cioè, ce l'hanno un po' tutti, ecco, quindi io sono curioso. Noi abbiamo preso... Ma mi pare che sia evidente, che manchi una punta, insomma. No, perché si è parlato molto, cioè, no? Allora si gioca meglio proprio perché c'è il falso 9, c'è, d'accordo, pure a me piacerebbe. Però il falso 9 che aveva la Roma, aveva Totti come falso 9, aveva poi degli attaccanti sulle fasce che facevano un mucchio di gol. E, insomma... Vabbè, insomma, è andata così, 18:35, noi ci fermiamo per la prima volta, restate con noi, naturalmente continuate a scrivere sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, linea Max Pacilio. Anche loro diranno, però noi giochiamo sicuramente meglio per come si intende giocare dal punto di vista anche, ma, vabbè, comunque, in questo caso estetico sia, più che altro. Fino adesso il Pescara ha giocato comunque benino a tutte le le partite, anche oggi, capito, se vai a vedere l'Udinese ha tirato 4 tiri in porta, il Bizzer non ha fatto una parata, non mi sembra, quindi noi abbiamo preso pure una traversa clamorosa, sono stati sfortunati, infatti l'Udinese ha fatto il massimo con poco, e questo un po', se vogliamo, il rammarico più grande lo è proprio questo. Lo so, purtroppo loro, ripeto, quando c'è il mio rigore lo disegno, noi li sbagliamo. Certo. Anche che là conta anche la freddezza del calciatore, ovviamente. Però, assolutamente. Ripeto, comunque noi dobbiamo fare quart'ultimi, cioè possiamo fare anche quart'ultimi con 25 punti. Cioè non, per carità. Non è, cioè, dobbiamo essere anche sempre positivi. Guarda pure le altre squadre. Quindi se le altre squadre stanno come noi o peggio di noi, non è che mi dispiacerebbe. Cioè, quindi, io sono convinto che questa squadra con la punta dei due ragazzi che abbiamo fuori, quelli che abbiamo fuori, mica altri, poi si vedrà a gennaio, migliorerebbe di molto, secondo me. Lo so, a me lo so, però purtroppo il budget è pure quello che ci abbiamo. No, il budget, ti dico, i due che abbiamo che sono infortunati, che in questo momento non ci sono. Già ecco, la sfortuna anche su queste cose, che sono sfortunati, che due giocatori, l'unico due attaccanti che potevano, che hanno fatto comunque quei pochi minuti, hanno fatto 3 gol, sono tanti. Assolutamente, la dimensione, ha ragione Antonio, la dimensione del Pescara è questa, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, cerchiamo chiaramente con queste trasmissioni di costruire, non sono critiche a priori o preventive, assolutamente magari ti vedi anche un po' di paura che la passano meglio di noi, anzi lo passano peggio, ripeto, ho fatto quel dell'Empoli che è più clamoroso, che 2 gol in 9 giornate mi sembra un po' molto poco, assolutamente, un bottino direi molto misero. Perfetto, grazie Antonio, grazie Antonio. 18:47, beh, insomma, ha ragione Antonio, ha perché ragione. Poi bisogna anche guardare, ha ragione, e bisogna, bisognerebbe parlare così, perché c'è anche un augurio in mezzo a queste considerazioni di miglioramento. Però in effetti, però c'è sempre un però. E manca la squadra davanti, secondo me, manca proprio anche chiunque, come ha detto adesso quel ragazzo che abbiamo preso quest'anno, che come si chiama, il centravanti, quello che è tornato, ex Roma, ex Crotone, Pettinari. Potrebbe, dal punto di vista tattico potrebbe servire, però insomma evidentemente Oddo non lo vede, anche oggi mancavano 2 punte centrali, è entrato Pepe, che punta centrale non è, ha giocato soprattutto, stavamo perdendo, non è che magari stai 1-1, metti Pepe. Anzi, ti farei ascoltare subito, prima di sentire Oddo al termine della partita, quello che ha detto Oddo di Pepe ieri alla vigilia di questa partita. Sentiamo per un attimo, circa 40 secondi. Sta arrivando. Se Pepe mi garantisse in questo momento almeno 60-70 minuti, certamente partirebbe titolare domani. E quindi non li ha. E quindi non li ha. È un gran peccato che lui non stia ancora bene, perché è un giocatore importante. Posso essere d'accordo nel fatto, e questo è palese, che non sia in condizione, che magari debba perdere qualche chilo e quant'altro, ma questo è frutto del fatto che non ha fatto preparazione, quindi ci mette un pochino di tempo. Questa è la verità e non possiamo negarlo. Però io vi dico una cosa, che
se non fosse entrato Pepe Domenica probabilmente avremmo perso la partita. Se non fosse entrato contro la Sampdoria, c'è qualche episodio particolare che Pepe ha salvato? No, in generale dice, ma Pepe dice che sicuramente per quanto riguarda l'esperienza è stato fondamentale nella partita poi pareggiata con la Sampdoria. Sì, però Pepe è arrivato che deve andare in condizione, Aquilani che deve entrare in condizione, intanto il tempo passa, il tempo caro scorre, tempo sfuggit, come tempo tu. Sfuggit, allora proprio perché il tempo scorre, sono le 18:49, andiamo prima al telefono e poi sentiremo Oddo, l'attualità, insomma torneremo alla stretta attualità, quello che ha detto il tecnico biancazzurro al 91esimo di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Buonasera, sono Luca da Pescara. Salve. Volevo Luca. Volevo salutare il mister Pace che ho avuto il piacere di avere come allenatore ai tempi del Poggio degli Ulivi. Stiamo parlando dell'era primitiva, insomma. Sì, sì, ma infatti io ho un'età anch'io primitiva. Senta, saluto anche lei ovviamente, Massimo Profeta. Grazie. Ho ascoltato l'intervista di Oddo, il quale ad una velata critica sul modo di giocare ha risposto dicendo che se non avessimo giocato così finora avremmo preso 6-7 gol a partita. Sì, infatti. Questo mi fa dedurre che quindi meglio di così non possiamo fare. Quindi se proiettiamo i cui punti fatti nelle 9 partite vuol dire che retrocediamo matematicamente. E poi lasciatemi dire un'altra cosa, Pepe sarà anche un grandissimo giocatore, ma non si può guardare, c'ha la mia stessa pancia, non è possibile venire con questa preparazione. Mangi di meno, mangia di meno tu. Quando eri mio allievo io ti tenevo a stecchetto, non ti facevo mangiare, adesso hai la pancia, vedi? grazie al telespettatore. Prima di sentire la prima parte di Oddo, Rita Consorte scrive: cari amici, desidero esprimere un giudizio sull'attore momento del Pescara. A mio avviso la società ha sbagliato qualcosa in sede di campagna acquisti. Siamo l'unica squadra di Serie A che non ha un centravanti di ruolo, giocatori che arrivano fuori condizione, difesa un po' leggera, l'arrivo di Stendardo sarebbe stato un toccasana. Io spero che a gennaio la squadra sia ancora in lotta, altrimenti la vedo molto dura. Purtroppo questo succede perché dietro non abbiamo una società forte economicamente. Sebastiani da solo fa quel che può, comunque forza Pescara. Che dici? Lo sfogo di un tifoso. Insomma, no, la collega Rita Consorte. Non avevo capito. mi distrae perché io lo seguo talmente tanto quando parla che rimango poi frastornato. No, e voglio dire, sì, che manchi un attaccante, l'abbiamo detto già e tutto quanto. Adesso leggo lì. Sì, Rodolfo Stanziale scrive: ma quando hanno preso Pettinari, Oddo è stato sentito. Mi chiedo quali sono state le motivazioni che hanno portato a questo acquisto. Poi la sfortuna ha voluto che i due centravanti si siano infortunati entrambi. Beh, insomma, è un mistero. Ma, no? Però Massimo Oddo, che è un grande comunicatore, ha sempre detto, quello che ricordo io, che è contentissimo al 100% della squadra. Insomma, sì, mi pare di aver detto questo. Lo ha detto a chiare lettere. Quindi insomma, detto così. Adesso se vogliamo dare comunque la colpa a Sebastiani, vabbè, gliela diamo. Ma io so che insomma, la squadra sembrava, e anche tutti i tifosi, tutti gli addetti ai lavori, tante cose, anche tu magari. C'è stato l'avallo. L'avallo generale dell'ambiente e dell'allenatore. Insomma. Allora facciamo così, intanto stiamo rivedendo alcune delle azioni che hanno caratterizzato questo match, poi magari estrapoleremo le azioni più importanti, quelle diciamo decisive, no? Per capirci, per intenderci di più, insomma, quelle che hanno portato ai gol, che hanno poi caratterizzato questo incontro. 18:52, andiamo ad ascoltare la prima parte di Oddo. Allora, senza tutto questo bel gioco noi prenderemmo dai 5 ai 7 gol a partita, perché se non sei organizzato e non giochi bene, secondo me perdi, e perdi anche male, e questo è collegato al fatto che il Pescara probabilmente ha scelto me come allenatore perché è convinto che tramite il gioco puoi ottenere qualche risultato. Perché non abbiamo le caratteristiche per poter fare qualcosa di diverso. Beh, insomma, ma è un po', c'è una contraddizione. È da insomma decifrare o no questa dichiarazione. Perché se Oddo pensa che questa squadra, attraverso il gioco, come lo penso anch'io e lo pensi anche tu, vada ai risultati, però deve completare il mosaico della squadra perché si arrivi al risultato attraverso il gioco. Se attraverso il gioco però non si arriva alla fase conclusiva, per cui eccetera, non solo
non vince la ma non riesce però neanche lui a dice, fare le cose. Lui dice una cosa ancora più profonda, se vogliamo, cioè senza gioco questa squadra avrebbe preso dai 5 ai 7 gol. Io ho voluto sorvolare, perché sennò dovremmo dire che è stata sbagliata tutta l'impostazione della campagna acquisti. Ho sentito, mi meraviglio che sta, forse era un po' nervoso dopo la partita, ma dire questa cosa che aveva anticipato il telespettatore, questo è veramente da, tu vuoi far parlare me, io parlo da decifrare, perché tu, se prende 5-6 gol eccetera, allora attraverso il gioco ne prende un po' di meno, ma le prende lo stesso, e allora bisognava completare il mosaico tecnico e tattico della squadra, perché questo gioco che tutti noi riconosciamo a Oddo magnifico, che da anni non vedevamo, da parecchio non si vede a Pescara, cioè messa così non puoi controbattere, non perché lui dice senza gioco avremmo preso le 5 e i 7 gol a partita, come replichi? È difficile, perché cioè è un ottimo comunicatore, ma in questo caso sembra più una provocazione, una cosa, non lo so, ma non c'è ma secondo te in questo momento Oddo è preoccupato o no? Come non è preoccupato? Gli allenatori sono sempre preoccupati anche quando vincono, però in questo modo è preoccupato, sì, perché vede che la squadra, insomma, pur giocando bene come diciamo tutti, però ha preso 3 gol, poteva prenderne altri perché ci sono stati parecchi inviti in contropiede, in verticale, che poi insomma non sono stati realizzati. Ma la squadra nostra ha 7 punti, ma di cui 4 sul campo. È vero, non è che io voglio essere. Questo è un altro dato di fatto. Magari qualche gol dirà: ma guarda quello lì, chi è che dice che cosa? Che dico quello che vedo, non è questione. Non posso dire di essere. Sono innamorato esteticamente della squadra, perché io durante la partita, che in questo momento sto appena criticando, però durante la partita dicevo anche con le persone che erano con me a vedere: ma guarda che bravi, guarda come stanno giocando eccetera. Poi però succede che ti tiene incollata al televisore, però poi i punti purtroppo fanno la differenza. Allora, 18:56, abbiamo chiesto a Pace se secondo lui Oddo è preoccupato. Naturalmente questa domanda è stata rivolta proprio al tecnico del Pescara al termine della partita. Sentiamo la sua risposta. Io non sono preoccupato, nella misura in cui è ovvio che quando perdi sei sempre preoccupato, però sarei molto più preoccupato se la squadra non fosse viva, se la squadra non giocasse, se perdessimo senza mai provare magari a fare la partita, e questo sarebbe molto più grave. Io sono strafiducioso nei confronti di questi ragazzi, di questa squadra, perché abbiamo tutto per poter far bene e lo abbiamo dimostrato sul campo. Ci dobbiamo aggiungere un po' di cinismo, ci dobbiamo aggiungere qualche recupero di molti infortunati, perché in questo momento, ad esempio, quando la partita si mette per un certo verso, io ho i soliti 3 cambi da poter fare, quando se ne mette in un altro i soliti 3 cambi e non ho alternative, quindi diventa anche difficile. E voglio sottolineare il fatto che non è che mi sto lamentando di quelli che stanno in panchina, anzi, però il cambio offensivo diventa Pepe e Mitriz, e il cambio difensivo diventa Bruno e Zupari, cioè sono quelli, tant'è che oggi ne avevamo 6 in panchina. E quindi così diventa dura anche poter dare una svolta a una partita già avviata. Ecco. Secondo me stiamo scivolando, stiamo scivolando troppo nella frase "qui si gioca bene". Io sarei contento se giocasse un po' meno bene, ma insomma subire un po', un po' di meno. Ecco, questo qua, perché abbiamo poi anche soffrendo un po' di meno abbiamo le possibilità di fare lo stesso la nostra manovra di contropiede, di ripartenza eccetera, e di qualità con i vari Benali, con i vari Caprari e con tutti gli altri giocatori, sempre restando il fatto che manca poi il vertice lì, ma insomma. Però sul discorso, ecco, per esempio, dei sette gol a partita, lui ha detto le alternative, cioè praticamente sintetizzando ha detto: io non ho grandi alternative in panchina, però ha anche detto: sono soddisfattissimo del mercato. Questo sì, l'ha detto al 100%, ho sentito, ha detto a sua volta. Cioè sembra un po' una contraddizione, per come è stata detta questa cosa oggi a fine partita. Non so se tu hai avuto la quasi stessa... Quasi uno sfogo, dire questa squadra
avrebbe preso 7 gol a partita. Insomma, è una squadra secondo me incompleta, anche se siamo stati, non è fortunata perché c'ha due infortunati nel ruolo che ci vorrebbe, eccetera. Beh, oggi mancava anche Verre, Verre da un po' che manca, voglio dire, è un giocatore comunque fondamentale per questa squadra, vero? Non viene da un buon momento, ha qualche fastidio alla pianta del piede, si era parlato di fascite, ma in realtà non è fascite. Il fatto che anche commentare una partita, una sconfitta, eccetera, le pressioni, le tensioni sono tante, magari uno sono in quel momento dice qualcosa che non che non avrebbe voluto. A caldo, tu sei d'accordo? Sì, chi è che diceva? Far passare 24 ore. No, lo dicevano ore. Anni fa, dicevano dobbiamo fare intervista il lunedì perché a caldo diciamo delle fesserie, diciamo delle cose fuori luogo. Certo, vado contro i miei interessi, perché a caldo le cose che vengono dette sono sicuramente molto interessanti. Allora, sono le 19, andiamo prima al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto, io chiamo da Lanciano. Salve. E dico, meglio non demolire Otto è bravissimo. Io sono convinto che Pescara si classificherà a metà classifica, diciamo. Quindi non c'è da buttare giù questo povero ragazzo che è bravissimo. È bravo e farà bene, perché io chiamo da Lanciano, per cui ho interesse che Pescara vinca. Però dagli addosso è un peccato. Perché Otto gli manca la punta che fa i gol. No, da gennaio in poi il Pescara sarà a metà classifica, glielo dico io. No, ma le abbiamo a fine campionato sarà a metà classifica. Un attimo. Però bisogna incoraggiarlo. Ah, ecco, no, ma le abbiamo dato questa sensazione? Cioè, stiamo demolendo Otto? Ma sì, perché Otto dice, non dice, forse è emozionato, ha detto, ha fatto. C'è un povero Cristo che sta in panchina, ha sofferto, perché effettivamente ha avuto due rigori contro, come e quando, eccetera. E bisogna incoraggiarlo, perché Otto è bravissimo, certo. Sarà uno dei migliori allenatori italiani, ma glielo dico io, fra 2 o 3 anni. Nessuno lo mette in dubbio italiano. Questo. Non l'abbiamo mai messo in dubbio. Diamogli coraggio. Ma assolutamente. Pescara, glielo dico io, da Lanciano, sì. Nicola. E vi dice che a fine campionato il Pescara sarà a mezza classifica. A noi sicuramente. Basta, al tifoso biancazzurro basta il quart'ultimo posto, glielo dico con grande certezza. Grazie. Sì, perché Otto è intelligente, è un ragazzo molto intelligente. Ma assolutamente, noi siamo convinti come saluti lei. Saluti a pace e saluti a grazie. Tutte le equipe della complimenti, da Lanciano io seguo e sono incazzatissimo. Grazie, grazie per questo intervento. Sono incazzatissimo. E gli hanno dato 2 rigori, sì, vabbè, qualcuno poteva anche evitarlo, qualcuno. Perfetto. No, c'è anche questo di me, quella traversa che grida ancora vendetta, perché mancano i giocatori che sono infortunati, ci sono 1000 problemi che perfetto. Ha questo ragazzo. Grazie, la salutiamo. Grazie, la salutiamo, molto simpatico, no, insomma, accorato già questo, il fatto che uno si chiama da Lanciano per incoraggiare il Pescara. Sì, perché te la sei presa con Otto, insomma, dall'inizio della trasmissione. No, non lo so, forse io ho dato quell'impressione, mi dispiace. Io, io lo stimo, io guardo quello che è un po' la situazione. Ma assolutamente. Senza secondo me l'analisi è obiettiva, stiamo soltanto dicendo che bisognerà correggere sicuramente qualcosa, ma lo sa lo stesso allenatore, che è bravissimo. E non ha bisogno di strenue difese, perché sa benissimo il fatto suo, è competente, ha fatto un grandissimo campionato è competente NBA. Però scusa se mi inserisco, sì. dai, posso fare il nonno, non deve dire che senza il suo modo di giocare la squadra avrebbe preso 7 gol, certo, per ieri, un po'... perché se no non avrebbe dovuto accettare certi giocatori che insomma se non... Quella è una dichiarazione effettivamente che un po' pesante, che poteva evitare. Sono d'accordo. Allora siamo nell'intervallo ancora, sì, di Bologna-Sassuolo, 1-0 per il Bologna. Al decimo del primo tempo il gol di Simone Verdi. Massimiliano Tarento scrive: anche oggi la squadra è stata viva e capace di arrivare diverse volte vicino al gol. Paghiamo l'inesperienza di molti giocatori, ma come dice il mister, se non provassimo a proporre il nostro gioco sarebbe peggio. Per farci contenti cosa dovrebbe dire? Ci vorrebbe un centravanti da 20 gol, lui sa benissimo quali sono le carenze, ma ammetterlo pubblicamente toglierebbe tutte le motivazioni ai giocatori che ha. Ricordiamoci che sarà importante mantenere
la quart'ultima posizione a fine campionato. Mercoledì riempiamo lo stadio e pensiamo a muovere la classifica Forza Pescara. Beh, è propositivo. Propositivo, costruttivo direi. Allora, 19 e 3 minuti. Prima di sentire Del Neri, vuoi sentire subito Del Neri? Tu l'hai affrontato. Io Del Neri, anche se non lo sento uguale, perché mi ricordo Cassano che disse, giocava nella Roma, disse Del Neri, come faccio io a seguire le sue istruzioni se non la capisco quando parla? Poi perché, detto da Cassano. Detto da Cassano in dialetto barese, capito? Contro il dialetto friulano, stretto, e quindi fammelo sentire quanti parla. No, perché se no possiamo estrapolare le azioni più importanti della partita, i tre gol, sì, i quattro gol, facciamo anzi. Quello, dai, 3-1, facciamo vedere il primo gol, come è nato, perché in realtà noi abbiamo solo la parte finale dell'azione, caro Bruno, però all'ottavo c'è stata una palla persa in attacco da Caprari, che ha sbagliato l'appoggio a Brugman, ha intercettato Fofanà, Zapata ha sbagliato il controllo a metà campo, ma grazie alla sua fisicità ha vinto il contrasto con Brugman, che ha un peso più, quindi purtroppo ci sta, e ha allargato il gioco per Fofanà, poi è stato servito De Paul, bella la verticale per Zapata, lì in ritardo Campagnaro. Vediamo un po' questo gol, questo rigore anzi, guadagnato proprio dall'Udinese in avvio di partita. Queste sono le immagini dello stadio del Dacia Arena, ecco qui. Allora, l'interazione non ce l'abbiamo purtroppo, allora da Fofana, questa è l'azione di Memushai, che forse avrebbe potuto anche concludere da quella posizione a mio avviso, perché Benarì era troppo arretrato. Era troppo arretrato. Ecco qui, De Paul dentro per Zapata. Qui l'errore insomma di Campagnaro, cioè voglio dire, ci può anche stare, oppure è stato un errore grave? Beh, lì è un errore che l'ha preso per il braccio, l'ha tirato giù, era in ritardo, quindi per forza sarebbe andato a rigore, anzi non so se c'era anche il rosso, insomma, ha dato il... Ah, giusto, hai ragione. Il giallo. Diciamo una disattenzione di Campagnaro, che poi si è riabilitato perché ha giocato una buona partita. No, ma lui gioca sempre bene, però insomma un errore così da lui, non me l'aspettavo sicuramente. Due rigori di un'ingenuità, come fai poi a giocare, a vincere? Ha ragione anche oggi. E parti in queste condizioni, dopo 5 minuti perdi 1-0, fatto da Campagnaro che diciamo è il papà di tutti quanti, insomma. E poi anche l'altro, l'errore che ha fatto il biondo, come si chiama, il secondo rigore. Ma andiamo avanti con le immagini. Questo è il rigore firmato da Terò, cucchiaio, all'ora di pranzo ci sta bene, dire. A parte gli scherzi, insomma, comunque ha realizzato il suo primo gol in questo campionato Terò, che quando vede Pescara si trasforma, anche col Chievo, 4 stagioni or sono segnò un gol all'Adriatico nel 2-0. Sono i primi due gol, sono i primi due gol di quest'anno. Campionato. Qui sfortunatissimo Caprari, che non prende molto bene la palla, non è un collo pieno ma un collo esterno, se ci fai caso, però è stato molto sfortunato perché Carnezis era praticamente fuori causa. Ma la palla era molto alta, era difficile molto alta. Prenderla di collo, allora l'ha presa la scucchiaiata. Credo un collo esterno. Sì. Altre azioni sempre del primo tempo, questo è il secondo tempo. Andiamo a vedere quello che è successo in occasione del 2-0. Il 2-0 che nasce da un contrasto vinto, qui purtroppo non abbiamo tutta l'azione, vinto da Samir nei confronti di Biraghi e di un altro giocatore del Pescara è Aquilani, cioè Samir, anche in quel caso grande fisicità da parte dei difensori friulani, vince un contrasto a metà campo, poi l'azione si sviluppa per vie orizzontali, e poi calciando male, Badu entrato in corso d'opera, la respinta centrale di Bizzarri, poteva fare meglio Bizzarri secondo te lì? Sì, poteva fare meglio sicuramente, insomma. Non l'ho visto bene. Rivediamo un attimo, Max. Ecco, non posso arrampicare. Allora, questo è il gol di Aquilani. Andiamo a vedere il 2-0. Ecco qui. Questo è il rigore. Andiamo dietro, Max. Max, dobbiamo andare dietro con le immagini. Il 2-0 dell'Udinese. Ripetiamo, un contrasto vinto a metà campo, quasi all'altezza del fallo laterale, dal terzino brasiliano Samir dell'Udinese contro due biancazzurri. Insomma, il gap che deve scontare il Pescara sul piano della struttura fisica e della fisicità, insomma, mi pare evidente. Ecco qui l'azione che si sviluppa per vie orizzontali. Bello comunque il movimento di Fofanà, perché è costretto ad allargarsi fuori da sé. La
conclusione di Badu. Ha creato il corridoio per la conclusione. Qui, insomma, la respinta centrale di Bisarri arriva prima di tutti proprio Terò che inzacca. Ecco qui il gol. Poteva fare meglio secondo te Bisarri? Ah sì, vabbè, poteva fare meglio se il gol... No, sulla respinta, è chiaro, sul gol. Sì, sulla respinta, poteva chiudere prima, capirlo prima, ma... Vabbè, insomma, questo giusto per commentare i gol che hanno caratterizzato questo match, molto bello quello di Aquilani. Non bello, la si vede, sì, sì. Lui non è... io ho visto domenica scorsa e sabato scorso, Aquilani in secondo tempo è migliorato parecchio, sì, anche, sì, questa, sì. Anche è questa è entrato partita, molto di più nel vivo del gioco. Nel vivo del gioco, e adesso vedi, ecco la Serie A. Aquilani non è in condizione, ma è Serie A, di piatto, attacca l'incrocio dei pali, non con calma. Non segnava in Serie A da più di due anni, dal 2014, 4 Beh, aprile, anche 14 perché aprile. Non giocava qui, giocava in Portogallo. L'anno dopo. L'anno, 15-16, quindi due anni dopo. Quindi non segnava in Serie A dall'aprile 2014. Vediamo invece il secondo rigore per l'Udinese, questo ancora, rivediamo ancora il primo rigore appunto per fallo di Campagnaro su Zapata. Andiamo a vedere, ecco, questa è tutta l'azione, perfetto, abbiamo tutta l'azione, guarda un po'. Allora Caprari, c'è lo scambio con Aquilani, Caprari poi vorrebbe appoggiare a Brugman, sbaglia, c'è il recupero, guarda qui Zapata, ferma l'immagine, l'ha sbattuto là. Se puoi fermare l'immagine, se ce la fai, perché si vede netto, insomma, si vede il contrasto, uno è caduto e l'altro se n'è andato, di struttura, caduto, no? Sì, di struttura. Cioè Zapata sta per, anzi ha sbagliato il controllo del pallone, ma lo recupera, guarda qui. Guarda. Hop, quello cade e lui va avanti. Ma è questa mancanza di fisicità che poi la paghiamo anche sui calci d'angolo, sulle punizioni. Sì, cioè, difficilmente noi facciamo un gol di testa se non lo fa Campagnaro, come è successo assolutamente l'altra volta. Molto bravo il nostro regista che ci ha fatto rivedere tutta l'azione per intero e poi il fallo appunto di Campagnaro su Zapata, il rigore trasformato da Terò, il cartellino giallo per il difensore argentino. Vediamo invece l'ultimo rigore, il secondo per l'Udinese, proprio al 91esimo, in pieno recupero, e qui l'ingenuità mi pare evidente, palese da parte di Crescenzi, che trattiene per la maglia Zapata. Lì, insomma, poteva anche. Ma anche lì permettere... parliamo di Serie A, dico, ma si può prendere? Io mi prendo di Campagnaro, perché. Sì. Ma anche Crescenzi va a prendere un po' dentro l'aria, tira e poi uno si lamenta, dice perché non c'è niente, quando quelli che ridacchiano dopo una punizione del genere. Ma si può prendere dei gol in questo modo? Insomma? Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Il rigore al 91esimo, questo è il 2-1, il Pescara insomma si illude di poter riaprire la partita. Qui è stato bravo però Crescenzi, molto caparbio, il velo di Caprari e poi il destro chirurgico di Aquilani. Ecco qui Crescenzi, che poi si macchia di questa ingenuità, insomma, poteva mi pare ancora piuttosto... coprirlo nel tiro all'interno, poteva ancora provare a coprirlo, allungava... ma al limite anche lasciarlo concludere, perché comunque stava ma poteva provare la gamba davanti senza tirargli la maglia. Questo è quanto, insomma, il rigore trasformato da Zapata al terzo gol stagionale. Zapata, attaccante colombiano di notevole imponenza fisica, perché si vede, insomma, straripante, in prestito dal Napoli. Sono giocatori importanti che queste squadre hanno, le squadre dal decimo posto al sedicesimo, ce l'hanno tutti. Ci ripetiamo, la realtà è questa. Allora, facciamo così. Ti devo far ascoltare Del Neri. Sì. Sentiamolo un attimo. C'è il traduttore simultaneo. Devo dire che ha fatto notevoli miglioramenti. Allora, sentiamo Del Neri a fine partita. Guarda, qua oggi è importantissima per tanti versi. Intanto vincere, e quello mi sembra che sia stato anche meritato, al di là di quello che poi c'è sul campo. Non fai solo gol nel calcio italiano, quindi devi stare attento a farlo e a non subirlo, che sono due passaggi che magari si prende poco in considerazione. La spavalderia ci deve essere, però il rispetto dell'avversario ci deve anche essere. E quindi è chiaro che l'avversario ha preso coscienza di quello che può fare, ma l'ha preso sempre il Pescara. Che secondo me è la partita più difficile di questo score. Per Pescara è una squadra che gioca bene. A palleggio, concede, ma crea parecchi problemi in chiave di difesa. Non è facile andare a schermare sempre i due esterni che vengono dentro e ti fanno un 5 contro 4 in chiave difensiva. Cioè, qua si parla di tattica, di gioco. Loro hanno giocato... Però noi non abbiamo concesso niente, e quello è un punto di concesso niente, concesso meno di quello che loro hanno prodotto.
è quello un prodotto importante, cioè bisogna vedere anche la chiave difensiva, non solamente la chiave così strutturale d'attacco. E il Pescara, quando ha giocato fuori casa, il migliore in campo era sempre il portiere avversario. Mi è sembrata una disamina impeccabile. Non ho capito l'ultima frase. Cioè, fuori casa è stato sempre il migliore in campo è stato sempre il portiere. Quando il Pescara ha giocato fuori casa, il portiere non del Pescara, ma il portiere avversario. Quindi questo fa capire che abbiamo fatto azioni d'attacco. Che in questa partita l'Udinese ha limitato, voleva dire, attacchi del Pescara. Sei d'accordo con la disamina? Sì, sarà il Pescara anche fuori casa, ma già dall'anno scorso, la facilità di andare al tiro, di giocare, di dare spettacolo, eccetera. Però siamo sempre là. Ecco, Bruno Parente scrive: ma perché non dite che giocatori come Biraghi, Cristante e Fornasier non possono giocare neanche Lega Pro? Ma io non sono assolutamente d'accordo. È vero che Biraghi oggi non ha giocato una buona partita, stessa cosa dicasi per Cristante, ma Fornasier è stato inappuntabile, assolutamente. Fornasier non ha sbagliato nulla oggi, ha fatto una ottima partita. Nulla da dire, scrive Luca Marinucci, su chi va in campo, impegno e sudore e sacrificio sino al 96esimo. Il padrone e il suo complice si devono fare un esame di coscienza, il primo perché è ridicolo ad ogni intervista, tanto c'è il paracadute, il bilancio è salvo, il secondo perché fa sempre sì con la testa al padrone, tanto lui l'anno prossimo la farà comunque. Noi tifosi che da una vita stiamo sempre qui, che ne sanno loro, in ogni caso domenica sarò a Milano, disprezzo totale per la gente senza cuore, forza Pescara, ma Pettinari è veramente così scarso da non poter fare un minuto, oppure non ci si abbusca un euro, ho capito. Toni Di Caprio, manca la punta, manca il difensore, insomma il solito tormentone, sempre forza Pescara nel bene e nel male. Massimiliano Talento lo abbiamo già letto, noi ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità e poi la parte finale di questo speciale, naturalmente tenendo d'occhio quello che succede a Bologna, siamo al decimo minuto della ripresa, il Bologna è sempre in vantaggio per 1-0, il gol di... Prego? Prima una telefonata, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo. Sì. Buonasera, sono Marco da Cappelle sul Tavo. Massimo. Ciao Marco, ciao. Ciao, come stai Massimo? Tutto bene, grazie. Tutto bene, mi fa piacere. Guarda, io la cosa che mi dà fastidio quando sento sta gente che dice Biraghi non è la Lega Pro, può giocare solo Lega Pro, di qua di là. Stiamo facendo la Serie A. Tu ragioni come me, so che di calcio ne capisci e quindi mi fa piacere dirti una cosa. L'Udinese è una vita che fa la Serie A, è più esperta, ma sono sicuro che il Pescara si salverà. Certo, noi anche siamo ottimisti, insomma. Cioè comunque lotterà, io sono sicuro di una cosa Marco, lotterà. Sì, non sarà come 4 anni fa, assolutamente no, un campionato completamente diverso. Lotterà fino alla fine. Ma certamente, non è facile Massimo, stiamo facendo la Serie A. Questo è poco ma sicuro. Oh, piano piano, sono sicuro che il Pescara, da qui alle altre partite, sono sicuro che mercoledì sera con l'Atalanta vinceremo al 100%. Perché se oggi hai visto l'Inter... non ci sta proprio niente. Squadra zero, partita che noi con l'Inter dovevamo vincere. L'Inter in grave difficoltà anche oggi. Grazie Marco. È vero? Sì, assolutamente. Buona serata. Grazie Marco. E tante belle cose, forza Pescara, speriamo che si salvi. Perfetto. Hai capito? Grazie Marco, grazie. Ciao Massimo. Grazie, ciao. Andiamo ancora per un attimo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, vediamo un po'. Bologna sempre in vantaggio per 1-0, siamo al 56esimo, dunque 11esimo, 12esimo della ripresa, 4 punti, 9 partite, scrive Claudio D'Annunzio, non c'è altro da aggiungere, 4 punti, 9 partite perché i 3 punti non li ha considerati. Altro da Non ha considerato i 3 punti. No, vabbè, i punti sono 7, ce lo auguriamo, eccetera, però uno guarda il campo, sono qui, abbiamo ancora vinto una partita, insomma, anche sul piano morale, poi il giocatore magari può perdere un pochino di fiducia, ma in questo Oddo è bravissimo perché li carica bene tutti quanti. Assolutamente. Nando Giuliani scrive: buonasera, ricordo a tutti che mister Oddo dallo scorso anno diceva che la Serie A sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ci sono squadre peggiori del Pescara. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Nando.
Beh, che ci siano squadre peggiori. Io poi pare... un po' mi non è che mi spengo, perché sembra quasi che io voglia parlare male del Pescara. Io faccio una valutazione dal punto di vista tecnico, ma poi parlo sinceramente per quello che penso io, né pretendo di avere ragione per forza, insomma. Certo. Però faccio i conti e vedo che c'è da preoccuparsi, ma mica sto dicendo che è tutto saltato Bruno in aria. È sempre rivolto col massimo del rispetto, te lo posso dire io che insomma con io la trasmissione penso di parlare benissimo così, in questo senso, ma se no sembra, capito, sta seduto alla sedia qua, che uno ti vuole dire ma chi è che sta a commentare? No, io non sono preoccupato, ecco, cioè, non dico che lì non ci sia gente di qualità, però sono preoccupato perché le cose non vanno come dovrebbero andare. Postilla, sempre da parte mia, se non lo puoi fare tu che hai allenato ad alti livelli, che anche giocato a calcio, non so chi lo potrebbe fare. Allora, 19:19, ci fermiamo per pochi istanti, l'ultima fascia pubblicitaria. Enrico Cobra Saraceni scrive: il possesso palla dei biancazzurri non trova punti di riferimento non avendo una punta che dà profondità, siamo uno dei peggiori attacchi, un motivo ci sarà. Allora, con questo post ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, poi la parte finale. Eccoci qui, allora 19:27, vogliamo vedere velocemente i gol di Atalanta-Inter, qualcosa abbiamo già visto nel corso di questo speciale con Bruno Pace, abbiamo 4-5 minuti al massimo e concluderemo il consueto approfondimento appunto sulla partita Udinese-Pescara. Questo è il gol di Masiello, 1-0 per l'Atalanta, Atalanta 1-0 proprio in avvio di partita intorno al decimo minuto, qui ancora l'Atalanta pericolosa. C'è il gran gol di Eder nella ripresa, un gran destro su punizione indiretta, palla all'incrocio dei pali alla sinistra di Berisha, poi Perisic e qui fa una gran parata l'ex Lazio Berisha. E poi qui c'è il fallo ingenuo di Santon su Kessié, dalla dischetto non perdona il cileno Piniglia. Atalanta batte Inter 2-1, vedremo tra pochissimo anche i gol di Cagliari Fiorentina 3-5, anzi li vediamo subito. Questo è il gol di Di Gennaro che illude la squadra di Massimo Rastelli, subito il pareggio di Kalinic, autore di una tripletta in sospetto fuorigioco, ma poi abbiamo visto non era fuorigioco. Il secondo gol della Fiorentina, Bernardeschi, poi questa è una perla, una magia, ha preso la mira Bernardeschi, 3-1 per la Fiorentina, poi 4-1 il secondo gol personale per Kalinic, tutto nel primo tempo. Nella ripresa la tripletta del giocatore croato della Fiorentina, Kalinic, che dunque si porta il pallone a casa. Questo è il gol di Capuano, il gol di Capuano, il primo in Serie A per il classe 91 Pescherese Doc, ottimo il terzo tempo, e poi quasi in fotocopia il gol di Borriello, 3-5. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, l'ultima telefonata. Buonasera, sono Antonio Donatelli da Letto Monopello. Salve. Vorrei innanzitutto salutare il signore del calcio che avete ospite come Bruno Pace. Ma è stato mio giocatore a Città Città Sant'Angelo. E vuol dire al mio esperto allenatore e compagno di squadra. Ehi, mettete Rete 8. Allora, voglio dire solo questo, il Pescara è chiaro, ha iniziato un campionato bellissimo, purtroppo la Serie A è dura, non ha chiuso le partite quando doveva, però diciamo tutto sommato che la squadra sta rispondendo. Ora, siccome Bruno conosce benissimo l'ambiente di Pescara e i tifosi che sono di bocca buona, bisogna avere di pazienza, sostenere massimo 8 in tutte le sue scelte, perché il Pescara purtroppo, dobbiamo dire, è una matricola e si deve salvare. Adesso io sento sempre alle conferenze stampa la prima vittoria, quando c'è l'assillo, almeno io posso parlare da ex giocatore, quando c'è l'assillo di una cosa non arriva mai, è controproducente. Io credo di lasciare più tranquillità al mister e all'ambiente. Guarda, era molto per cercare le nostre soddisfazioni. Era molto tecnico. Il signore del calcio. Era molto tecnico. Grazie Antonio. Correva poco Antonio. Però era molto Sapeva, aveva un sinistro molto. No, vabbè, questo senz'altro, però
Sì, noi non vogliamo mettere fretta a nessuno, ma sono già passate 9 partite e una vittoria, uno è chiaro che la chiede, la cerca e pensa di prendere, senza con questo volere criticare troppo nessuno o per niente, insomma, capisci Antonio? E il Pescara gioca bene, ma non ha ancora vinto, è l'unica squadra insieme al Crotone che non ha vinto, insomma, uno di questi riferimenti li fa. E questi sono dei dati di fatto. Sono i fatti. Allora, Pino Del Moro scrive: fino ad oggi il Pescara ha giocato a viso aperto con tutte le squadre incontrate, ritengo che abbia sempre espresso un buon gioco, però ha bisogno di un uomo che concretizzi e di un buon difensore centrale, questo se vuole fare un campionato tranquillo. Una buona serata e forza Pescara. Grazie a Pino Del Moro. Torniamo ancora sulla pagina Facebook 8 Sport, torno sulla valutazione di alcuni singoli che ho fatto per specificare. Prego, scusa Max. C'è una telefonata. Allora, torno sulla valutazione di alcuni singoli che ho fatto per specificare che dall'inizio del campionato gli errori dei singoli in questione ci sono costati molti punti. Allora, più che la punta goleador serve un forte centrale difensivo che metta la museruola all'attaccante centrale avversario, e questo insomma il solito discorso che si fa, difensore, punta, e tutto è giusto, per carità, eh? Enrico GV scrive: anche io mi ero lasciato prendere dalle buone prestazioni con Inter, Napoli e Sassuolo, ma a questo punto Oddo ha più di una colpa, si è intestardito da 2 anni con Caprari, sembra che l'anno scorso abbia vinto il campionato di Serie B, ma in realtà con un giocatore che ha segnato 30 gol è arrivato quarto e ha vinto il playoff con un tiro da 40 metri che se lo rifà 10 volte Verre non c'entra la porta. Beh, insomma, io non sono molto d'accordo. Comunque, anche quando gli attaccanti erano disponibili, ha giocato con Caprari davanti e Manai e Baybeck in panchina, addirittura con la Samp per larghi tratti Baybeck ha giocato dietro a Caprari. Non la vedo così facile con l'Atalanta di Gasperini. Io, se Oddo riproponesse Caprari davanti e non facesse 3 punti con l'Atalanta, comincerei a pensare ad altre soluzioni addirittura. Ma se la presenza di Caprari è legata ad accordi con l'Inter, stiamo freschi. Beh, insomma, mi sembra una visione molto particolare, insomma, dell'attuale momento. Allora, le proprie opinioni. Allora, facciamo così, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport e poi chiuderemo. Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Sono Alessandro D'Avezzano. Salve Alessandro. Senta, Massimo, innanzitutto complimenti per la trasmissione e saluto Mister Pace. Grazie. Io penso che il Pescara abbia un solo problema, secondo me, facendo un'analisi di 9 partite, un forte attaccante, perché il Pescara in queste 9 partite non è mai stato messo sotto da nessuno sul livello di gioco, ha sempre creato molto, ma veramente molto, è che gli mancano negli ultimi 20 metri, gli manca quella persona di esperienza, tipo, che cosa ne posso dire, un Matri o roba del genere, o altri attaccanti di esperienza che la Serie A la fanno da parecchi anni. E qui secondo me Oddo non c'entra nulla, ma la società che dovrebbe farsi magari un mia culpa. Secondo me l'unica soluzione è vedere questo attaccante da trovare prima possibile, poi, come ripeto, un mio punto di vista, perché alla fine il Pescara gioca bene. Si è visto anche oggi dalla conferenza stampa di Del Neri, che ha detto che ogni volta che il Pescara che gioca fuori casa il migliore in campo è stato il portiere avversario, e non è uno come Del Neri che ha allenato parecchie squadre che dice queste cose, quindi un applauso al Pescara. Gli allenatori che vincono spesso, dico, Nils Liedholm, il grande Liedholm, quando vinceva diceva: ah, abbiamo incontrato oggi la migliore squadra del campionato, eccetera. Sono quelle frasi un po' ad effetto che lasciano anche il tempo che trovano. Mister Pace, però secondo me, dalla sua altissima esperienza che ha avuto, io penso che comunque, facendo l'analisi di queste 9 partite, anche la partita col Sassuolo, che poi sono andati 3 punti per motivi burocratici di sbagli del Sassuolo, sì, però io il Pescara non ha mai demeritato. No, a Sassuolo nel prima mezz'ora ha dato spettacolo assoluto. Al di là della vittoria a Tavolino, sarebbero stati meritati sul Caprari ha giocato benissimo. Grazie Alessandro, grazie. Ci dobbiamo lasciare qui perché il tempo è tiranno, non dico più tempo sfuggit, sennò poi insomma cartellino giallo da parte di Bruno Pace. Volevo solo ricordare che questo spazio è dedicato esclusivamente al Pescara. Il Pescara oggi ha giocato alle 12.30, sarà così in un'altra occasione il 6 novembre, quando affronterà in casa l'Empoli alle 12.30 e sarà
saremo in onda sempre con Bruno Pace alle 18, tra pochissimo, dopo la pubblicità Abruzzo Gol con Tiziano Cocce e i suoi ospiti, per parlare diffusamente in modo approfondito e particolareggiato del campionato d'eccellenza, sempre molto avvincente e interessante. Ricordiamo che il Pescara giocherà contro l'Atalanta in casa ore 20:45 mercoledì prossimo, turno infrasettimanale. Atalanta che ha infilato 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4 partite, 10 punti, dopo aver perso in casa col Palermo, ha battuto a Pescara, campo neutro, il Crotone 3-1, ha battuto anche il Napoli 1-0, gol di Petagna, ha pareggiato a Firenze giocando una grande partita e oggi ha prevalso sull'Inter per 2-1. Grazie a Bruno Pace, grazie a voi, per aver impreziosito come sempre questo spazio, ci rivedremo mercoledì. Perché non ti dico una parolaccia, giusto perché... Ma perché? Io dico la verità, sono sincero. Grazie a Bruno, grazie a voi che ci avete sin qui seguito, 19:36, grazie al nostro regista Max Pacilio, buona serata. Audio Jungle.